kicks off an incredibly the challenger act. Ok ragazzi, avete visto che figata che sono questi robottini da combattimento, quindi adesso guardiamoli da vicino. Ecco ragazzi, i robottini da combattimento sono questi, sono veramente semplici come sono costruiti, ma funzionano davvero bene e sono divertentissimi e soprattutto sono tanto economici. Li ho acquistati su GearBest, poi vi lascio il link in descrizione nel caso vogliate acquistarli per regalarli o per usarli, li uso spesso con mia figlia ed è veramente divertente, anche perché avete visto ragazzi che i comandi wireless a 2,4 GHz sono veramente semplici. Bisogna solo metterci 4 mini stilo, per intenderci le AAA, e muovere così i radiocomandi. E questi iniziano a dare pugni a destra e a sinistra. Ma la cosa divertente è che c'è comunque un vincitore e un perdente. Come avete visto nel video, il LED qua sopra cambia. Allora, quando io lo vado ad accendere, il robottino... Adesso accendo il suo radiocomando se trovo quello giusto, ok? Vedete che il LED diventa verde, vuol dire che è pronto al combattimento. Adesso combatte perché ho mosso i radiocomandi. Allora, vedete, il LED è verde. Quando il robottino prende un pugno dall'altro robot, vedete che già il LED è diventato blu. Se ne prende un altro, diventa un bianco verde. Se ne prende un altro diventa fucsia, se ne prende un altro diventa rosso, e a questo punto se ne prende un altro praticamente si ferma, quindi non è più in grado di combattere. Emette un suono che avete sentito, che è un suono l'ho fatto bene il suono, vabbè. E non è più in grado di combattere, e poi dopo un po' si spegne la luce rossa, quindi va spento e riacceso per riattivare e iniziare una nuova partita. Quindi la cosa divertente ragazzi è che c'è un vincitore e un perdente, ed è questo che fa divertire un sacco mia figlia e che fa divertire ovviamente anche me. Nella confezione ragazzi, che è questa, okay, Kingcraft, il nome del robot, potete scegliere se acquistarlo bianco o nero, o tutte e due neri, o tutte e due bianchi. Ovviamente io l'ho acquistato uno bianco e uno nero. Il prezzo, vi dicevo prima, è veramente veramente basso. Io li ho acquistati che GearBest li vendeva a circa 11 euro l'uno, quindi con poco più di 20 euro li ho acquistati tutti e due. E veramente c'è un divertimento infinito. Se poi si costruisce un ring, adesso io ho fatto un ring virtuale, avete visto, gli ho fatto un ring virtuale per il video, però se costruite un ring con una scatola, con qualcosa, veramente diventa divertente. Vi stavo dicendo prima che nel radiocomando dovete mettere 4 mini stilo AAA per intenderci, e mentre per i robottini c'è dentro un cavo USB con il suo jack da attaccare dietro al robottino, dove c'è la batteria che viene ricaricata. Quindi dobbiamo solo preoccuparci delle batterie del radiocomando, ma che comunque, se non si lasciano accesi per niente, ma solo quando si utilizzano, veramente durano un'infinità. Poi nella confezione troviamo ovviamente il manuale di istruzioni, semplice anche perché non è che c'è tanto da imparare. E quindi ragazzi, se volete fare un acquisto o volete regalare ai vostri figli un gioco divertente spendendo poco, questo è il gioco ideale. Vi lascio il link in descrizione nel caso vogliate vederli o acquistarli su GearBest. Quindi ragazzi, questi robottini a combattimento sono veramente veramente top. Poca spesa, tanta resa e tanto divertimento. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho presentato i robottini Kingcraft vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va, e iscrivetevi ovviamente ragazzi a questo canale YouTube, e ci vediamo nei prossimi video. Ciao!